Amici di Moto.it, ciao a tutti. Ancora una volta, grazie al Motoclub 125 Stradali e Oliviero Danelli, organizzatore della classe 125 ST, ci troviamo qui nel paddock del Motestate. Siamo qui ancora con la nostra piccola Aprilia RS125. Questa volta però anche il gazebo ai colori di Moto.it. Infatti siamo completamente in giallo, venite dentro. Ieri pomeriggio si è svolto il primo turno di prove libere della classe 125 ST Cup. Noi di Moto.it abbiamo migliorato il nostro tempo sul giro rispetto alle prestazioni passate. Purtroppo però la direzione gara non ha pubblicato i tempi ufficiali e quindi non abbiamo un riscontro cronometrico con gli altri piloti. Adesso la moto sul banchetto e la stiamo preparando per il turno di qualifiche che si svolgerà tra pochissimo. Intanto però, perché non venite a fare un giro in sella insieme a noi sul circuito a tazze uvolari di Cervesina? Venite! Estate 2017, 125 SP Cup, abbiamo una categoria molto interessante che è la classe 125 SP. Si corre con moto quasi originali, giusto Oliviero, organizzatore del trofeo. Si spende pochissimo e soprattutto ci si diverte. Qui abbiamo i primi tre della categoria. Primissimo e giovanissimo, Tommaso Bianchi, 15 anni. Allora, com'è stare davanti a tutti così giovane? È bello. Bello per te però. Parla per te. Poi abbiamo addirittura Enrico Repetti che ha corso negli anni 90 con una Yamaha ufficiale che è tornato in sella su una Aprilia però c'è da darci qua perché farsene dare da un 15enne rode. Mentre Oliviero l'unico con la Kajiva sta cercando la vittoria. Magari è sempre colpa sua, no? Bisogna fermarlo, bisogna tirargli una corda e tirarlo indietro, è l'unico modo. Ma io ho trovato il sistema, adesso il trasporto oggi non lo metto sulla moto, ma lo metto nella tuta, l'ultimo giro. Oliviero, se lo così, dal fondo del tiro lo lancio a mo' di baseball e glielo faccio passare davanti giusto sul traguardo. Arrivo in volata. La 125 è la classe per iniziare, ragazzi, giusto? Assolutamente. Esatto. Però non venite tutti gli anni a rompere, perché è una gara che vince un po' di gara. Abbiamo qui il papà di Tommaso Bianchi che ci spiega perché ha deciso di far correre suo figlio nella 125 SP. Certo, allora la categoria SP secondo me è importantissima per un ragazzo che vuole imparare ad andare in moto, perché già gira con delle ruote 17 dove poi andrà a svolgere l'attività futura e ha un costo contenuto, e ricordiamoci sempre i piloti italiani che venivano fuori dall'SP sono quelli che poi andavano fuori. Qui si impara veramente a far correre i bambini su due tempi. Hai perfettamente ragione, quindi ragazzi venite qua a correre con i ragazzi della 125 del Motoclub della 125 Stradali nella 125 SP Cup del Motestate 2017. Vi aspettiamo! Qui a Cervesina per la terzo round della classe 125 SP Cup è venuto a trovarci il presidente della Motoclub 125 Stradali. Allora, com'è l'ambiente qua rispetto a quello delle targate che ti offri? Noi abbiamo fondato il Motoclub 125 Stradali che sostanzialmente si divide un po' in due.
Oliviero Danelli, che hai intervistato prima, che si occupa della parte delle corse, e io che invece seguo più la parte stradale, quindi organizzo i raduni su strada con le 125 degli anni 80 e 90 targate, e ci divertiamo come matti, perché poi le 125 sono quello, divertimento. Per forza, allora mi conviene mettere i fari alla mia e venire con voi ogni tanto, no? Mi sa che la tua va un po' troppo, però ti presto una delle mie che è più giusta e andiamo a farci un giretto senza dubbio. Più che volentieri, non vedo l'ora di, allora, di partecipare a uno dei vostri raduni, perché le 125 sono sempre il massimo, anche per i più grandi. Assolutamente. Quarantenni che riscoprono la moto, che addirittura lasciano il 1000 a casa, perché col 125, con 30 cavalli, 32, ti diverti tanto e soprattutto ti guardano. E questa è una cosa che fa presa, diciamo. Sono ancora il massimo. Guarda, ti ringraziamo per aver organizzato tutto questo, sia per quanto riguarda la pista che la strada. E... grazie a voi, grazie a voi, grazie a MotoIT, e colgo l'occasione per fare un saluto ad Andrea, Nico e Edo. Ciao, ciao, ciao. Siamo in griglia di partenza della 125 SPK qui a Cervesina, partiamo dalla quinta casella e dobbiamo fare bene, quindi seguite la gara, ciao! Terzo round della classe 125 SP Cup si è concluso. Noi abbiamo chiuso in quarta posizione, abbiamo provato a stare come i primi, ma vanno veramente forte, però abbiamo spinto al massimo e ci siamo divertiti. Questo campionato è davvero aperto a tutti, ci si diverte tantissimo, ci sono tante moto e anche il livello dei piloti è differente, quindi bisogna venire a provare, rispolverare il proprio 125 e dare gas. Ringraziamo ancora una volta Oliverio Danelli, l'organizzatore del trofeo, e il Motoclub 125 Stradali per l'invito. Noi non vediamo l'ora di tornare in pista a Franciacorta il primo fine settimana di settembre. Ci vediamo presto, ciao amici di moto.it.